Oh no, non può essere vero, no. No, Elisa, non posso credere a quello che mi stai dicendo. Ma tesoro, perché ti ostini in questo modo se te lo sto dicendo io? Ma è proprio perché sei tu a dirmelo che non posso credere che sia la verità. Non perdi occasione per ferirmi ed umiliarmi, non è vero? Non ti stancheresti mai di insultarmi. Ma se non credi a me, crederai a questo. Tieni, leggilo, Enrico. Questo è il certificato che mi ha dato il medico in cui dichiara che sono incinta. Così potrai convincertene. Sei un mostro. Non ti rendi conto del male che mi fai quando insinui che sto mentendo su una cosa per me così importante? No, no. Non può essere la verità. Già, a meno che tu non sia rimasta incinta di proposito. Chi te l'ha rilasciato, Elisa? Chi è questo medico? C'è scritto. Dove? Perché non lo leggi? Non devo dirtelo io. In quale non è necessario. C'è scritto là sopra. Ragazzi, basta! Perché gridate? Che cosa è successo? Diglielo tu, zia. Se di me non si fida, te crederà. Digli che sono incinta, che sto aspettando un figlio da lui. Coraggio, diglielo! È vero, Enrico. Mi dispiace dover confermare quello che ti ha detto Elisa, ma è proprio la verità. Purtroppo è rimasta incinta e... Beh, tu sei l'unico ragazzo che ha frequentato e quindi capisci... Ma perché? No, non può essere. Perché sta succedendo proprio a me? Elisa, dillo che non è la verità. Di che non è vero. Di che non è la verità. Hai mentito anche a tua zia. Devi ammetterlo, Elisa. Ma perché mi tratti in questo modo? Perché non vuoi credermi? Rifletti, che interesse potrei avere a inventare una cosa del genere? Enrico, io ti giuro su quello che ho di più caro che ti sto dicendo la verità, te lo assicuro. Ora basta, Elisa. Risparmiati le lacrime e i piagnisteri. Perché tanto io lo so che è tutta una bugia. È una trappola studiata apposta per incastrarmi. Enrico, ti assicuro che io ho ripetuto solo quello che mi ha detto Elisa. Vedi, non è... Dimentichi una cosa. Guarda questo certificato, è stato rilasciato da un medico. Vorresti dire che mi sono inventata anche questo? Io ti conosco, è molto bene, Elisa. Tu sei capace di fingere per raggiungere il tuo scopo. Ti conosco, non soltanto d'essere incinta, ma anche, che so, d'avere una colica o la leucemia. Perfino il morbo di Parkinson potresti farti venire. Ma io ti giuro sul mio onore, Elisa, che non riuscirai ad incastrarmi. Enrico, per favore non andartene così, aspetta! Ma che vuole quella? Certificati medici, dice. Ma cosa credi, che io sia uno stupido, Elisa Contrevi? Non sono nato ieri. No, no. Tu non mi prendi in giro, cara. E se quello che dice quel maledetto certificato fosse vero? No. Non è possibile, non è possibile. Questa deve essere una trappola inventata da lei e da quella ruffiana di sua zia. Però io domani stesso risolverò il problema. Domani stesso io la porterò da un medico. Sì, uno di mia fiducia. Dov'è che porti Elisa, tesoro? Perché suppongo che stavi parlando di Elisa. Cos'è? Avete litigato? Eppure Elvira mi ha detto che eri di buon umore quando sei uscito. Molto bene. Adesso anche Elvira si è messa a spiarmi. No, amore mio, no, non prendertela. Sai, Elvira me l'ha detto perché sa bene quanta simpatia io provi per Elisa. Trovo che sia una ragazza molto carina e che abbia un carattere allegro. Perciò è la donna che ci vuole per te. Certo, non è la figlia di un sultano, ma nemmeno di una cameriera. Oh, non fare quella faccia seria. No, 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 così non mi piaci. Mi piace di più quando sorridi. Ti vengono due fossettine qui e sei molto più bello. Amore, sto parlando seriamente. Elisa è una ragazza di buona famiglia, con una buona posizione. È giusta per te. Certo, non ha una grande dote da offrire, ma è la donna ideale, Enrico. Perciò stai molto attento. E ricorda, questa non è la Repubblica di Bananas. Litigi coniugali già di mattina a buon'ora per la coppia presidenziale. Complimenti. A quanto pare si tratta di una cosa seria. E l'adorato figlio unico potrebbe conoscere il motivo della lite. Non so, potrei darvi un parere obiettivo sulla faccenda. Bene. Visto il grande successo ottenuto dalla mia proposta di pace, io me ne vado. Enrico? Sì.
Non dimenticare che oggi comincia il torneo di football. Tu dovrai dare il calcio d'inizio. Certo. Visto che la coppa porta tua. Sì, tempo. Mamma. Va bene, non lo dimenticherò. Però adesso devo fare una cosa molto importante. Buona giornata a tutti e due.